13 a 19. Nel frattempo vedete una bocciata di Bartoli, crediamo fino a questo momento sicuramente il migliore. Ha giocato una partita in coppia stupenda, sicuramente superiore a Giuseppe Adalterio, ma che poi, diciamo, dopo una bellissima rimonta si sono visti soffiare il, non chiamiamo l'incontro, ma il set, ecco, il secondo set per 16 a 15. Ora il punteggio vede 20 a 17 a favore dell'Alto Verbano, mentre questa volta Bartoli non colpisce. Stiamo saltando dal campo numero 3 al campo numero 4, anche perché giustamente più cose riusciamo magari a farvi vedere, tenendo conto che questo è un meeting amichevole, è una, un tipo di gara che spesso si può fare, ma non a questi livelli. Ci sono dei premi eccezionali anche per questa gara, e tenendo conto che per quella di domani addirittura c'è una vettura in palio per il primo premio. Vediamo Luca Gelosi al tiro e un altro liscio. E probabilmente questa terna, la terna dell'Alto Verbano, che è campione d'Italia in carica, potrebbe anche chiudere l'incontro e qualificarsi per la semifinale. Ultimo accosto per Luca Gelosi. Abbastanza larga e non chiude tanto, poi con una boccia sola non è il caso e non è facile. Vediamo un po', Antonini e Turuani inquadrati vanno da Giorgino Bramati, ragazzo molto promettente per la squadra di Paolo Basile, Alto Verbano, che l'anno scorso nel campionato di Serie B ha sfiorato la Serie A. Tiro sotto mano per Giorgio Bramati, ma anche lui liscia la boccia. Ora non hanno più la possibilità di poter chiudere l'incontro. Sembra tirata abbastanza bene, vediamo un po' se è riuscito a inserire il secondo punto. Muovono le bocce, vediamo un po' adesso l'arbitro se andrà a segnare il punteggio. Ripeto che poi avremo modo di vedere anche le formazioni, le due formazioni femminili che dovranno giocare. Entreranno in campo nel momento delle semifinali, occupando due campi, e ci sarà la possibilità di vedere poi anche le due formazioni femminili, che sono già belle che pronte. Allora, è terminato l'incontro del Monastier contro Sondrio Sportiva. Vince Monastier 24 a 16. Quindi Monastier passa in semifinale 16 a 24 il punteggio. Tiro sotto mano, vedete la boccia di Sabatini è tornata indietro di qualche centimetro, anche se non ha cambiato letteralmente colore la boccia, ma vi dà l'idea di quello che è la spettacolarità del sottomano. Roby Turivani. Eccolo qua l'accosto, il puntista campione d'Italia, neo campione d'Italia, fresco fresco. Abbastanza lunga.
21-17 il punteggio per l'Alto Verbano, mentre controllo il campo numero 4 dove stanno giocando i ragazzi del San Buchetto, che hanno tre bocce in mano in questo momento, ma stanno sotto 19-13. Tiro per il pallino da parte di Mattia Garofolo, ma è sicuramente sfortunato. Ho visto il gesto di stizza nonostante avesse colpito il pallino, ma torniamo su questo campo numero 3 dove continuano le terne a sfidarsi. Fontespina contro Alto Verbano. Non giocata bene nemmeno questa da parte di Roby Turuani, punto che rimane per la formazione di Fontespina, ma aspettiamo il giudizio dell'arbitro. C'è pochissimo e il punto è preso. Luca Gelosi cerca di fare meglio e ci riesce. 22. Punteggio sul 4, 22-13 per Brescia Bocce contro San Buchetto. Si avvicina appunto la vittoria da parte della formazione di Brescia Bocce. Tiro di Giorgio Bramati completamente fuori, non colpisce la boccia del punto, ma la boccia di Turuani, che giustamente usufruendo del vantaggio i giocatori di Fontespina riposizionano Non assistiamo certamente a una ottima partita di terna, punti abbastanza larghi, e ogni tanto assistiamo appunto a qualche foro di troppo. Non riesce a prendere il punto Antonini. Bramati una boccia solo da tirare, mentre ne hanno diverse i giocatori del Fontespina. Ne hanno tre, due Bartoli e una Marco Sabatini. Ora Bartoli ha la possibilità di andare appunto tranquillamente davanti alla boccia sua, anche se non è la sua, è del suo compagno, e col punto a terra, vedete, ma scende troppo addirittura, e tirata male anche questa, rischia di vendere il punto se non l'ha già venduto. Aveva la possibilità, vedete la boccia sulla destra del vostro teleschermo, aveva la possibilità di giocarla perlomeno in quel punto. Germana, io passa accanto a me Germana Cantarini, non posso fare a meno di fargli alcune domande. Intanto complimenti per tutto quello che hai fatto e per quello che ho visto, sei la campionessa europea e non solo. Sì, infatti l'anno scorso come in questo momento stavo lottando per il titolo europeo sia squadre che individuale, e niente, cioè non mi sembra vero più che altro aver vinto il titolo individuale da come praticamente si era messa la partita, e fortunatamente la mia avversaria ha sbagliato e mi ha permesso di vincere il titolo individuale. Abbiamo avuto un chiarimento su questo, in effetti è giusto quello che tu dici, chi sbaglia paga, chi in certe paga occasioni, le bocce sono anche questo. Sì, certo, vabbè, io gli ho permesso durante la partita di rimontare, perché vabbè, ero in vantaggio di 5-1, stati 5 pari, poi ho avuto un vantaggio di 10-6 e lì mi sono perso un attimo di concentrazione e lei giustamente ha recuperato meritatamente, poi ha rischiato qualche giocata che io non avrei fatto sinceramente, e purtroppo come dici tu, chi sbaglia paga. Senti, parliamo un po' di questa manifestazione di oggi, mi sembra abbastanza originale, anche se il discorso della staffetta spesso e volentieri magari nelle società si affronta per fare un po' giocare tutti, e in un contesto del genere mi sembra molto bello anche riproporre a certi livelli una gara di questo livello, cioè la staffetta. Sì, infatti la staffetta devo dire che mi piace molto, e per noi donne penso che sia la prima volta che entriamo in campo in una competizione a staffetta, e vedremo come andrà. Comunque mi piace.
Comunque ho visto che siete ben forti quest'oggi, perché oltre te la Lucarini, la Losorbo e la Sefora, direi che le altre poverette hanno di che penare. No, non penso, vedrete una bella competizione perché anche l'altra squadra è molto forte. Va bene, ti ringraziamo, complimenti ancora Germana. Buona serata, grazie. Allora, 21 a 18 è il punteggio e vediamo la terna di Fontespina che sta parlando per come giocarsi questo pallino. Qui è determinante, indipendentemente da quello che potevano essere le individuali e la coppia, qui chi vince questa terna determinerà poi la possibilità di giocarsi ancora la semifinale. Ripeto che ci sono dei premi notevoli e quindi giustamente oggi faceva presente il factotum, il maestro Lazzari di questa manifestazione, diciamo era un po' dispiaciuto perché domani sono 188 individualisti e non hanno fatto spareggi, ma hanno dato partite vinte per portarla a 192. Quindi direi che loro ce l'hanno messa tutto qua, il comitato di Sondrio, per poter fare una gara di altissimo livello, ma non è facile raggiungere questa destinazione per giocatori che stanno in Umbria, nelle Marche, nel Lazio, cioè più andiamo diciamo nel centro Italia, nel centro sud, posso dire una cosa, da Pesaro, da Porto San Giorgio, da dove siamo partiti noi, ci vogliono 6-7 ore, non è facile, andando a una velocità di crociera direi non eccessivamente forte, ma siamo oltre la Svizzera direi, quindi anche se non tutti hanno ben definito dove è Sondrio, e quando vai alla ricerca del chilometraggio, cioè perlomeno avere una idea vera, e ti accorgi che siamo molto lontani, quindi direi un grande pregio da parte di queste persone che si adoperano per le bocce e vorrebbero maggiori giocatori di ottimo livello, mentre vediamo un altro foro da parte di Giorgio Bramati. Direi che 188 formazioni per la gara nazionale di domani non sono certamente poche, tenuto conto, chiaramente se fossero stati 256 sarebbe stato ancora meglio per loro, però direi che l'ubicazione, il punto è decisamente non facile da raggiungere, quindi oggi diciamo con questa gara, con questa pre-gara staffetta ad invito, molti giocatori sono venuti appunto anche dalle Marche e parteciperanno anche alla gara di domani. Bel stop, questo è il sottomano che è uno spettacolo vedere, ha usufruito anche leggermente della sponda per poter, però la giocata da parte di Marco Sabatini è stata effettivamente spettacolare perché ha colpito la boccia piena. Adesso vediamo un po', vi ripeto il punteggio, 21 a 18 per l'Alto Verbano, speriamo che si possa riprendere un pochino questo incontro sotto l'aspetto spettacolare, in quanto diciamo che ci sono piaciuti più l'individuale e la coppia che questa terna che in diversi tiri ha lasciato molto a desiderare. Vediamo un po' adesso Roby Antonini al tiro. E probabilmente essendo bersaglio cercherà di colpire il pallino, no, colpisce nettamente la boccia, vediamo un po' se il punto è fatto, se il gioco è regolare, sì il gioco è regolare, nessuno si muove, era bersaglio ma lui andava in cerca del pallino, vediamo un po', il punto è preso ma
hanno una boccia in più, tira la boccia del punto Bartoli sopra mano per non creare quella possibilità all'avversario di tirare il pallino. Sabatini, se avesse fatto un altro sottomano, Roby Antonini avrebbe tirato il pallino con tantissime possibilità anche di colpirlo. Adesso vediamo un po' che cosa ci saprà riproporre, lo speriamo per lo spettacolo, perché anche se il 55% nella testa di un cronista marchigiano potrebbe anche avere piacere che una formazione marchigiana possa vincere, però in questa circostanza quello che conta è vedere del bel gioco, e vediamo Sabatini se riuscirà a fare il bis. No, decisamente no, non è stata colpita bene e non è stato nemmeno fortunato, perché perde addirittura la possibilità di ritirare il pallino, in quanto con un fermo avrebbe fatto un paio e forse anche tre punti, non ha colpito bene e il punto è rimasto per la formazione di... Vedete, ci sono dei giochi, ci sono dei momenti in cui il gioco è bello, è veramente apprezzabile, e poi naturalmente anche Giorgio Bramati in questi ultimi tiri non è che abbia brillato più di tanto, ma il punteggio arride alla formazione dell'Alto Verbano 22-18. Tutto è ancora possibile. Stanno giocando ancora su altri due campi, mentre vi avevo detto in precedenza che la formazione del Monastir ha vinto il suo incontro contro Sondrio Sportiva. Ottimo l'accosto da parte di Turuani. Addirittura su un bersaglio ora un foro. No, così non va bene e così questa è la strada per perdere. Vediamo un po' adesso, sarà il pallino? Vediamo, dichiara boccia naturalmente, bersaglio, vediamo se poi riuscirà a colpire il pallino, sarebbe l'unica possibilità di salvezza. Vedete, allarga le braccia Sabatini, qui non c'è l'obbligo di muovere quello che si dichiara e il regolamento è lo sport per tutti, quindi... era da colpire il pallino o per gettarlo fuori o perlomeno portarlo a fondo tavola e a realizzare il punto, ma così non è stato. Ha colpito ancora la boccia, muovendo il pallino tira la terza boccia la formazione di Fontespina. Non è facile prendere quel punto, ma sembra gelosi, la strada sicuramente è quella buona, ma la boccia è decisamente corta. Ancora una boccia per far gioco, dovrà essere tirata da Fontespina e le probabilità di vittoria di quest'incontro da parte, aia, questa sembra indirizzata quasi verso la boccia corta, alla fine quando finirà di girare, e sarà sicuramente una boccia ottima, come la vedete adesso segnata dall'arbitro di partita, ottima veramente, non è passata dietro, diciamo tra sponda e boccia, tirata fuori, o non lo so, diciamo che è andata lì, ma comunque era di forza buona. Vediamo Giorgio Bramati se questa volta riuscirà a colpire. Sì, colpisce, la porta fuori. Ottima questa giocata di Bramati. Ancora una boccia per Bartoli. Ultima. No, ancora due bocce. Una boccia che ha tirato in questo momento, forse lunga. Bartoli è andato a trovare la strada, quella per coprire la boccia eventualmente, ma per tenerla troppo tesa, troppo alta direi, ha spinto un pochino di più, e anche questa mi sembra buona. Se riesce ad uscire
chiude un pochino, ma il punteggio 23 a terra, guardate quanto spazio c'è, e crediamo che la partita possa finire in questa tornata. Vediamo Roberto Turuani, segue la sua boccia, sembra ben indirizzata dal di fuori, è sicuramente buona e si conclude qua l'incontro, vince l'Alto Verbano, esce di scena la formazione di Fontespina.